Signore e signori, amici e amiche, bentornati a Tè Caldo in questo primo video su YouTube. Un applauso generale per tutti voi. Grazie mille. E ovviamente novità non doppia di più. Siamo qui con un ospite specialissimo, più di 200 presenze in Serie A, 3 Champions League, 5 scudetti. Per la prima volta un ospite, quindi altra novità appunto. È qui con noi Filippo Galli, grazie mille, altro applauso. Oggi è una giornata di applausi, una giornata di applausi. Ti piace come abbiamo arredato lo studio? Sì, siete fantastici, bravi, questi ragazzi di Tè Caldo. No, potevo anche dire che mi faceva schifo, esatto. Però non è vero, no, è molto, molto accogliente. Va bene, con me anche Bazzo e Beck. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, ragazzi. Oltre a ringraziarti nuovamente per essere qui con noi, ti direi di partire subito e partirei dall'inizio. Già andiamo via, partiamo. No, dai, partiamo e iniziamo subito. Allora, iniziamo subito con l'inizio. Partiamo proprio dall'inizio della tua carriera. Diciamo che tu nel 1982 fai il tuo esordio tra i professionisti con il Pescara. Sì. Quindi si può dire che hai fatto quella che tutti possono chiamare, identificare gavetta, almeno per una stagione. Come ti sei trovato e cosa ti ha lasciato effettivamente quell'esperienza poi nel futuro? Allora, mi sono trovato molto bene a Pescara, ho trovato una famiglia, come si suol dire, però davvero sia l'allenatore Tom Rosati, che poi è mancato qualche anno dopo, è stato per me come un padre, calcisticamente parlando. Io non, allora ancora non sapevo se avrei fatto il calciatore o meno, perché insomma non sapevo di avere quelle qualità, no? che poi mi avrebbero permesso di fare una carriera. E allora ho parlato con i miei genitori e mi hanno dato questa opportunità di andare a giocarmela e a comprendere, a capire, provare a capire se potevo fare davvero il professionista. È andata bene perché sia personalmente, avendo fatto mi sembra 28 presenze in un campionato che abbiamo vinto come squadra, che ci ha permesso di andare in Serie B, e quindi, come dicevi tu, una gavetta importante. Però ecco, mi piace ricordare anche di quel periodo, oltre al mister, al secondo, il mondo Prosperi, la famiglia Grossi, Giuliano, insomma tanti amici che mi hanno aiutato a farmi sentire a casa, in famiglia, quindi questo credo che sia importante. Ecco, visto questo tuo percorso, comunque adesso giustamente dicevi che è stata una cosa molto importante, però confrontandolo con quello che alcuni giocatori hanno, il primo che mi viene in mente, diciamo, per essere un po' dare un'idea di questo discorso, è Pinamonti, no? Che settore Inter, ha fatto tanti prestiti, ha giocato bassa Serie A, però tuttora ha avuto un inizio di stagione promettente, ma non riesce a, diciamo, a fermarsi completamente. Quella mia domanda è: la gavetta di questi tempi è una cosa che effettivamente può servire ancora a un giovane calciatore, oppure è proprio il sistema che non premia più questo tipo di percorso? È una domanda a cui è difficile rispondere, chiaramente è una domanda appunto che richiede una risposta un po' articolata. Non credo che ci sia una ricetta che valga per tutti i giocatori. Ci sono dei giocatori che non hanno bisogno della gavetta, ma hanno bisogno di un percorso all'interno del proprio club, e quindi di avere la fiducia da parte del club e quindi dell'allenatore che c'è nella prima squadra, e quindi passare direttamente dalla primavera, per chi non ha la prima squadra in Italia, la seconda squadra c'erano solo Juventus e Fiorentina, quindi fare questo passaggio, questo salto dalla primavera alla prima squadra. E invece ci sono giocatori che hanno necessità di andare a fare esperienza, di sperimentarsi in un contesto professionistico, generalmente questi sono la maggior parte, quindi è difficile, non c'è una ricetta, come si suol dire, dipende appunto dal ragazzo, dal carattere, dalla personalità, anche dalle conoscenze che riceve in un settore giovanile, dagli apprendimenti che riesce ad avere nel settore giovanile, che lo possono o meno preparare per il calcio professionista. E giusto due parole, secondo te, sotto proprio questo punto di vista, sui settori giovanili, a che punto siamo, se ne hai visto qualcuno in particolare? Beh, io sono stato per tanti anni responsabile del settore giovanile del Milan dal 2009 al 2018, poi ho lavorato anche per il Parma e ho avuto una parentesi anche in federazione. Certamente ci sono tante cose da cambiare, o comunque non c'è, diciamo così, una continuità, però
non c'è una visione comune, intesa come sistema Italia, chiamiamolo così. E quindi secondo me si perdono delle risorse e quindi in questo caso si perdono giocatori e non si dà loro tutta la possibilità di esprimersi e di svilupparsi come talenti. Anche il fatto che sia sempre difficile, risulti sempre difficile che qualche ragazzo debutti e abbia continuità nella prima squadra ne è un po' il sintomo, no? È chiaro che poi è come un cane che si morde la coda, è colpa del fatto che gli allenatori di prima squadra non hanno coraggio o è colpa dei settori giovanili che non preparano a sufficienza i giocatori per le prime squadre? Probabilmente la verità sta a metà. Siamo anche noi due, Buzz e Beck, ci avete già un pochino imparato a conoscere nei precedenti episodi di Te Caldo. E io comincerei subito, Filippo, con farti questa domanda qua. Nel 1983 diventi ufficialmente parte della prima squadra del Milan e ti trovi già subito di fianco dei campioni come Franco Baresi. Ti volevo appunto chiedere, diciamo, cosa hai provato, quali sono state le tue emozioni, diciamo, nell'approcciarti a questa grande realtà. Ecco. Beh, è stata un'emozione grande, tieni conto che vabbè, io quando ero nel settore giovanile mi ero allenato qualche volta con la prima squadra, ma soprattutto Franco Baresi lo andavo a vedere allo stadio. L'anno della Stella Baresi era titolare e io ero in curva o comunque ero nei popolari a vedere le partite, quindi capisci che quando fai il tifo per un giocatore e poi hai la possibilità, l'opportunità di giocare al suo fianco, credo che sia davvero come toccare il cielo con un dito, insomma. Quindi me ne sono reso conto poi nel tempo, no? che questa cosa si era realizzata. Poi un'altra curiosità, diciamo, riguardo al tuo periodo al Milan. Nel 1987 arriva al Milan Arrigo Sacchi. La mia curiosità, diciamo, era rispetto proprio a quando avete capito effettivamente che eravate diventati la squadra più forte del mondo e poi una squadra che avrebbe segnato un'epoca e di fatto la storia del calcio, forse è la squadra più forte di sempre. Guarda, quando l'abbiamo capito non lo so, se andiamo a rivedere quanto è accaduto, forse dopo la vittoria a Verona per 1-0, perché fino a prima di quella partita c'erano stati dei passi falsi, c'era stata l'eliminazione in Coppa UEFA, addirittura Lecce dove giocavamo perché lo stadio San Siro era stato, se non vado errato, squalificato per quanto era successo col Varaghem in Coppa UEFA. Stagione precedente giocavamo appunto a Lecce e lo stadio a un certo punto gridava il nome di Capello che aveva guidato il Milan appunto in precedenza, quindi lì è stata brava sicuramente la dirigenza, la proprietà, il presidente Berlusconi, il dottor Gagliani e Arrigo Braida a tenere il pallino rispetto al fatto che Sacchi dovesse restare. Hanno avuto ragione, direi, e quindi insomma poi è iniziata una cavalcata che ci ha portato a vincere in Italia, in Europa e nel mondo. Poi una domanda anche più dal lato umano e personale. Cosa ti è rimasto appunto di Arrigo Sacchi e se ci vuoi dire magari se ti sei trovato meglio con lui piuttosto, non so, che con Fabio Capello, comunque nei due grandi periodi al Milan, ecco. Se rispondi male, secondo me Sacchi non ti guarda, ma Capello ti picchia. Questa impressione. No, io credo che nel calcio italiano, lo dico sempre, ci sia un prima di Sacchi e un dopo Sacchi, perché Sacchi ha portato una rivoluzione nel modo di pensare calcio in Italia, quindi credo che tutti quanti dobbiamo essere grati, ovviamente anche i suoi detrattori, però io sono ovviamente dalla sua parte e devo dire che per me è stato un maestro. È stato un maestro perché, ripeto, ha portato una nuova mentalità nel calcio italiano in generale, non solo nel Milan. Con Capello mi sono trovato altrettanto bene, qualche screzio in più con lui dal punto di vista caratteriale, perché lui ha un carattere molto forte, non che sa che non lo fosse, ma ogni tanto qualche scintilla c'è stata, ovviamente sempre all'interno di un grande rispetto reciproco. Volevo farti due domande sulla parentesi in Inghilterra. Quando sei arrivato al Watford hai lavorato con Gianluca Vialli, no? E volevo un attimo sapere come ti sei trovato con lui, se ci sono delle esperienze, dei aneddoti che puoi raccontarci, perché
Molti dicono che l'europeo che ha vinto l'Italia è stato comunque anche grazie a lui, ecco, quindi magari se tu hai qualche esperienza da raccontarci. Beh, io devo ringrazierò per sempre Gianluca Viale, perché mi ha dato l'opportunità a 38 anni di andare a giocare in Inghilterra. Io ho sempre avuto il sogno di giocare in Inghilterra sin da quando ero bambino, non chiedetemi perché, forse andrò a scoprirlo pian piano cercando di ritrovare qualche mio amico con cui giocavamo quando eravamo ragazzini. Però dicevo, con lui è stata una bella esperienza, perché era un allenatore sicuramente che cominciava, perché Chelsea aveva fatto giocatore allenatore e al Watford invece era proprio il manager che decideva anche le scelte sui dei giocatori. Quindi quando mi chiamò per diciamo così propormi di andare a Watford, è stato fantastico. L'aneddoto lo racconto spesso, è che mi chiamò prima Caricola, che giocava, un ex giocatore anche lui di Bari Juventus, mi chiamò per chiedere informazioni di Iglitare, che aveva giocato con me al Brescia, e quindi gli spiegai di Iglitare, che per me era un giocatore che per il calcio inglese, per il Watford, poteva andare bene. E poi mi disse, mi butto lì, ma stiamo cercando anche un difensore centrale, però non era interessato a me. Allora gli ho detto, guarda che io credo che il Brescia non mi rinnovi il contratto, sono al terzo anno lì, c'è ancora Mazzone, quindi non credo di restare. E parto per le vacanze, ero lontano, molto lontano, e mi arriva la chiamata di Luca Vialli. E quindi io anticipo il rientro e vado a Londra, trovo l'accordo e comincia questa avventura di un anno, ahimè, un anno è stato un po' deludente se vogliamo, perché siamo arrivati a metà classifica, il club puntava ad arrivare al sesto posto, però ho avuto il piacere di lavorare con Luca, di lavorare con Ray Wilkins, che io avevo avuto come compagno e che era il collaboratore di Luca, ho avuto il piacere di conoscere Elton John, che era il presidente, non ricordo più se fosse il presidente onorario del club, quindi di vivere a Londra. Noi giocavamo martedì e sabato generalmente, perché il Championship, la Serie B inglese, sì, ci sono 24 squadre, 46 partite più le due coppe, e quindi poi la domenica andavo a Londra a vedere le partite che si giocavano, per cui ero immerso nel calcio. Sì, bellissimo. Ma su Vialli, cioè, l'impressione che viene data a noi da esterni completamente è che lui sia effettivamente una persona vivace, allegra, che mette effettivamente un umore nel gruppo di lavoro in cui sta, che ti guarda, aiuta. Gianluca, innanzitutto era un professionista straordinario. Io l'ho raccontato anche nel blog, l'esperienza che abbiamo avuto con il Watford. Giocavamo a Birmingham e alla fine del primo tempo eravamo sotto 3-0. Quindi Gianluca era arrabbiatissimo, giustamente, noi eravamo delusi, preoccupati, anche noi arrabbiati. Lui rientra con noi nello spogliatoio e ci lascia decantare un po' quello che è la rabbia, appunto la delusione, e poi comincia a parlarci con un tono che vuole, diciamo così, spingerci ad una reazione. E c'è tutta la squadra, tutti gli assistenti, tutti quanti. A un certo punto si sente un rumore. Luca si gira, ricorderò sempre il suo sorriso, e dice: "Who farted?" Chi ha scorreggiato? E quello che aveva commesso il fattaccio. "It's me, Luca, sorry." A quel punto Luca non è più riuscito ad andare avanti nel suo discorso motivazionale, chiamiamo così, ha detto "come on guys, go", e ci ha fatto tornare nel campo. Ecco, questa è 3-2, abbiamo perso. Okay. Abbiamo 3-0, c'è stata una reazione d'orgoglio. Rimanendo sempre in Inghilterra, in base alla tua esperienza che hai avuto, no? Quindi il campionato inglese, era la Serie B, comunque il campionato inglese, secondo te gli italiani che sono stando lì, quindi tipo vedi Tonali, vedi Scamacca, no? Come possono la loro esperienza, come può essere positiva, un campionato diverso, quindi insomma... Allora, rispetto ai miei tempi è chiaro che il campionato inglese è cambiato tantissimo, anche se già allora si cominciava a contaminare di un calcio più europeo. L'arrivo di Wenger, lo stesso Vialli, in qualche modo aveva cercato di portare un calcio più, chiamiamolo, più ragionato, no? Rispetto al kick
and run, cioè calcia la palla e corri in avanti, certo, inglese. Quindi il calcio inglese ormai è, nel calcio inglese ci sono credo 5 allenatori in Premiership che sono inglesi, gli altri sono tutti stranieri, quindi hanno portato, c'è Pep Guardiola, c'è Klopp, c'è Arteta, c'è De Zerbi, non dimentichiamo, che hanno portato qualità, hanno portato metodo di lavoro, insomma, quindi è un campionato ormai che dell'inglese ha che cosa? Le atmosfere degli stadi, prima della partita, dopo la partita e durante la partita, insomma, ecco, quindi io credo che chi ha la fortuna, io dico, quando trovo qualche ragazzo che mi parla così, chi ha la fortuna di poter andare a giocare in Inghilterra, in quel campionato, ovviamente magari più la Premier che non il Championship, però lo faccia perché è un'esperienza unica. Diciamo che, ripercorrendo un po' la tua carriera, Filippo, non ci siamo soffermati forse su quella che è la partita emblematica tua, più importante in assoluto, che è quel Milan-Barcellona del 1994, che ovviamente abbiamo, io dico abbiamo perché sono milanista, non si abbiamo, visto, ma non avete non vinto 4-0, sì, non si vedeva, vero? E, appunto, di quella partita, io avendola riguardata, mi è rimasta impressa la prestazione di Dejan Savicevic. Ci puoi, diciamo, raccontare qualche suo aneddoto, ecco, come giocatore, come persona? Dejan è il più talentuoso con cui io abbia mai giocato, insomma, ho giocato con Franco, Paolo Maldini, con Boban, con Van Basten, di tutti, guarda, i grandesi. Non li conosciamo. Li hai nominati tutti quei ragazzi lì. A noi piaceva questa idea di fare questa specie di giochino, sì, in cui noi magari ti nominiamo una decina di tuoi compagni di quel Milan e ci dai secco un aggettivo per definire questi giocatori. Secco. Ok? Savicevic è il primo. Secco. Secco. Allora, Savicevic, vabbè, è facile, il genio, l'hanno dato già, qualcun altro l'ha dato, però cambiarlo non mi sembra. Il genio, il genio del Montenegro. Ok, questo l'ha dato qualcun altro. Franco Baresi? L'immortale, Franco Baresi è immortale. Paolo Maldini? Paolo Maldini è... non lo so, la forza, l'eleganza, è difficile dirlo. Te li abbiamo presi tutti esatto, insomma, è difficile dirlo, però forza, eleganza, aveva tutto Paolo, aveva tutto, insomma, l'ha dimostrato anche con tutto quello che ha ottenuto con Milan, con la nazionale, insomma. È stato quasi un predestinato. È stato, no, predestinato no, perché poi sai, non è che, anzi, a volte il cognome può essere un po' pesato, certo, però credo che Paolo abbia dimostrato sin da subito di non approfittare di quel nome e di non avere avuto alcun vantaggio appunto dal nome, anzi magari a volte può averlo penalizzato, insomma non deve essere facile essere il figlio di un ex capitano del Milan che ha vinto la Coppa dei Campioni e quant'altro, quindi hai questo paragone sempre un po' addosso. Frank Rijkaard? Frank Rijkaard, una valanga umana che avanza. Ruud Gullit? Ruud Gullit era un guascone, evidentemente più che dal punto di vista calcistico sul campo era un furbastro, ma in senso buono, sì, comunque di lui si è anche detto tanto che era un personaggio attivo anche politicamente, sbaglio, cioè era una persona che era attenta ai diritti, soprattutto in quell'ambito, cioè in quella società, ai diritti degli uomini di colore. Non più di altri. Secondo me non più di altri, sì, era attento, però non più di altri, non... Marco Van Basten? Cigno di Utrecht, va bene, ormai c'è già pelle gatta, io non voglio pelle gattizzare, no. Anche se per carità, però vabbè, lui è veramente l'eleganza e l'efficacia, perché poi era un'efficacia incredibile. George Weah? Tutto, io mi ricordo la sua frase, non so se l'avete vista, quando dice è tutto un magnanimo, sì, sì. Cioè, che lo diceva Baggio, giusto? Sì, era un altro
fortissimo in campo, giocatore fortissimo in campo, ragazzo sempre molto solare, molto sempre sorridente, piacevole stare con lui, insomma. Come al solito mi sono sviato. Sì. Ultimi tre, Filippo, ultimi tre, poi dopo finiamo il gioco che si vede che sei un po' in difficoltà, soffre, infatti. Baggio? Vabbè, sono in difficoltà. Scusami, non volevo... Si è allargato. Mi sono allargato troppo. Baggio? Baggio di Vincodino, è... lui, io ho avuto la fortuna di giocare con lui al Milan e poi al Brescia, è un giocatore di un altro livello. Cioè, è un giocatore che sta sul livello di quelli lì, di Franco, di Van Basten, certo, di Maldini, di Savicevic, per me è lì, anzi magari anche non dico più, è lì, è lì. Desailly? Desailly era una piovra umana, sembrava arrivare dappertutto, capacità di occupare spazio incredibile, sì. Ma è vero che quella palla non... cioè inizialmente quella palla faceva fatica? Ma no, ma vedi, a volte si confonde la tecnica funzionale al gioco con la tecnica, quella che definiamo analitica, il fatto che uno si metta lì a palleggiare, non necessariamente il saper palleggiare o saper fare migliaia di palleggi piuttosto che certi tricks and skill, come chiamano quelli bravi, vuol dire essere bravo tecnicamente, perché poi la tecnica deve essere, deve avere una funzionalità, deve avere un obiettivo, altrimenti è fine se stessa, altrimenti prendiamo qualcuno che lavora nel circo e si sa fare col pallone con i piedi e lo mettiamo a giocare, ma sappiamo che non otteniamo nessun risultato. Chiudiamo con Boban. Boban, Boban è un po' il mix di tutti i dieci, no? Nel senso, lui giocava con l'otto, se non vado errato, se la memoria non mi tradisce, però lui aveva la tecnica del 10, aveva la capacità del 10 di trovare le giocate, poi aveva anche passo, aveva cattiveria, aveva tutto, anche lui. Quanti giocatori forti che ho giocato? È vero. L'ultimo che ti chiediamo è Filippo Galli. Beh, quello che io mi riconosco e credo che mi abbia aiutato a rimanere a certi livelli per tanto tempo, al di là degli infortuni che ho avuto, è la capacità di essere concentrato, di essere focalizzato sul compito. Ecco, questa è una cosa, della capacità di essere concentrato è sicuramente una delle mie caratteristiche principali. Va bene, questo primo tempo si conclude qui e direi di rientrare negli spogliatoi e darci una rinfrescata e appunto bere un tè caldo. Ma... Sì, però non troppo perché sennò no... Ma infatti ci bruciamo lo stomaco. Ti volevo chiedere se beveva davvero un tè caldo e se lo digerire. Sì, arrivava caldo, però passavi mezz'ora. Finiva l'intervallo poi. Esatto. Va bene, grazie mille e al secondo tempo. Filippo. Ringraziamo Filippo. Grazie a voi, grazie Jack, grazie a tutti.